quinta edizione dell'Innovation Village Award, l'appuntamento con la ricerca e l'innovazione a 360 gradi. 185 le candidature arrivate quest'anno da tutta Italia, prese in analisi da una giuria ampia e multidisciplinare. Ad aggiudicarsi il premio, istituito da Knowledge for Business in collaborazione con Asvis ed Enea, il pisano Giuseppe Tortora, fondatore e CEO della startup UpZero, con il progetto Smart Capsule, una capsula per il trasporto di sangue, organi e campioni biologici, capace di controllare temperatura, umidità, pH ed emolisi dei beni durante il viaggio e trasportabile da qualsiasi tipo di veicolo, droni inclusi. Un'edizione di grande successo organizzata da TICAP con il supporto di Regione Campania e Comune di Napoli ed il patrocinio del Ministero dell'Università e della Ricerca. Ci ha detto la sua Anna Maria Capodanno, direttrice di Innovation Village. Siamo molto contenti, abbiamo avuto 185 proposte provenienti appunto da tutta Italia, 17 sono le regioni che partecipano, grande affluenza da parte della Campania ma anche dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Lazio, quindi insomma un premio veramente che appunto con innovazioni che provengono da tutta Italia, in rappresentanza non solo di start-up ma anche di PMI, gruppi di ricerca, insomma siamo molto contenti, ma io l'ho detto varie volte, stamattina abbiamo ascoltato i 24 pitch e gli 8 progetti che tra i 24 partecipano al torneo finale, ma ci sono quelli che non hanno fatto i pitch stamattina, non sono stati presentati, altrettanto belli, non detto da me, ma da una giuria fatta da 108 giurati.